Si sta creando un caso attorno alla situazione legata a Kenan Yildiz. Beh, oggi dobbiamo parlarne assolutamente qui su FCM News Sport, che si sta creando una serie di girano, cominciano a girare una serie di voci preoccupanti per quanto riguarda il talento turco della Juventus. Andiamo nel dettaglio, scopriamo tutto oggi qui su FCM News Sport, perché questo ha dei risvolti anche sul mercato. Quindi analizziamo per bene la situazione. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante, in maniera gratuita. Tutti i contenuti sono gratuiti per voi, quindi mi raccomando, iscrivetevi, che è gratis, lasciate like ai contenuti. Diteci la vostra chiaramente qui sotto nei commenti. Chiaramente, se vi va anche di condividere questi contenuti, siamo ben lieti di poter accogliere questo tipo di richiesta. E allora andiamo alla notizia, perché sul rinnovo di Kenan Yildiz comincia ad esserci un po' di un'aria di mistero. Ne hanno parlato varie, diciamo, emittenti televisive, varie testate giornalistiche. Tra Kenan Yildiz e la Juventus ancora non è stato trovato il definitivo accordo. E comincia ad aleggiare un po' di mistero attorno a quella che è la figura di Yildiz, anche perché si era parlato tanto della maglia numero 10 data al turco. Beh, in questo momento il turco non ha di fatto un numero di maglia, e soprattutto la 10 non è stata assegnata. La Juventus lo vuole blindare, vuole puntare su di lui per due motivi. Punto primo, perché vede in lui la stella che può, da cui può ripartire la Juventus sotto vari profili, sia da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista economico, di merchandising, perché Adidas vede in lui un progetto interessante, vede in lui un ragazzo che può essere una nuova stella del calcio mondiale e la nuova stella della Juventus. La Juventus ha bisogno anche mediaticamente di una nuova stella. In passato ha avuto gente come Dybala, poi Higuain, Pogba, infine la stella delle stelle, Cristiano Ronaldo. Da lì si è un po' andati a scendere, cioè nel senso non ha più avuto la Juventus quella stella, quell'astro, quel campione che tutti vorrebbero. Giocatori abbastanza forti, ma normali, da un punto di vista soprattutto mediatico. Forse l'ultimo grande è stato Pogba, ma non è stata una grande scelta, era forse più seguito fuori che dentro il campo. Con Kenan Yildiz si è puntato anche su questo. Attenzione però, perché secondo varie emittenti la Juventus vorrebbe, e riconoscerlo anche da un punto di vista di status come un giocatore importante, ma lo metti in prima squadra, gli dai un ruolo importante, la Juventus però in questo momento non offre più di 1 milione di euro. Gli agenti stanno cominciando un po' a dare un po' di problematiche, perché cominciano a dire: va bene, ci vuoi dare la maglia numero 10? Lo stai usando come testimonial. Il lancio della maglia potrebbe essere, vi ricordate quel famoso post dove c'è il suo volto che si vede, lui come un astronauta, l'Adidas che punta su di lui. I suoi agenti cominciano a dire: sì, tutto bellissimo, però com'è che lui guadagna 1 milione? Poi magari c'è altra gente che è fuori dal progetto, che ne guadagna 4 volte rispetto a quello che guadagna lui. Questa cosa ci va bene, ma fino a un certo punto. Cioè, vogliamo qualcosa in più. C'è distanza. In questo momento comincia ad esserci un po' di distanza. La Juventus, dal canto suo, per poter accontentare un po' di più e andare oltre il milione di ingaggio, vorrebbe prima capire e avere ben chiara la situazione per quanto riguarda, diciamo, tutti gli altri giocatori in uscita. Perché ad oggi la Juventus ha tanti giocatori in uscita e non ha ancora una situazione ben chiara da quel punto di vista. Cioè, cosa vuol dire? Deve liberarsi ingaggi importanti. In soli 2 anni la Juventus potrebbe liberarsi ingaggi enormi. Vi abbiamo raccontato in passato di come la Juventus, da quando è arrivato Giuntoli, ha sfoltito la rosa in maniera clamorosa. È andata via gente come Bonucci, guadagnava 6 milioni, come Cuadrado, che ne guadagnava 5, Paredes ne guadagnava 7, Di Maria ne guadagnava 6. Quest'anno gente come Alexandro, 6 milioni e mezzo, Rabiot 7 milioni, così via. Ken, lo stesso Ken, 3,5. Sono tanti giocatori. E tutti quelli che sono fuori rosa, guarda caso, sono tutti giocatori che guadagnano tanti soldi. Troppi, mi verrebbe da dire. Per cui la Juventus ha bisogno prima di sfoltire, e poi, per passare da 1 a 2, capire. In questo momento gli agenti hanno detto: prendiamoci un attimo di tempo. Capiamo come stanno le cose, perché la Juventus ha offerto la maglia numero 10 al ragazzo, ma prima di potergli dare la 10 vuole firmare questo contratto. La Juventus dice: noi ti diamo 1 milione, ma ti diamo la 10. Come a dire, in questo momento concentrati più sul campo che sui soldi, perché il campo poi ti porterà, solo attraverso il campo poi tu potrai chiedere un aumento.
Gli agenti fanno il discorso opposto. Se tu gli dai la 10 e stai puntando tutto su di lui, sia in campo che fuori, perché anche fuori la linea numero 10, a pile, tutto quello che volete, vuol dire che deve esserci un corrispettivo economico, che attualmente non c'è, perché non puoi giocare allo stesso attacco con Ildiz, Vlahovic, uno l'anno prossimo ne guadagnerà 12 e noi ne guadagniamo uno. C'è qualcosa che non va. Questo è il ragionamento degli agenti. Il ragionamento di Giuntoli è: in questo momento non pensare ai soldi, gioca. Noi ti diamo la 10 e quindi è un attestato di stima, ti facciamo un contratto alla prima squadra, anche se non è un contratto a super fenomeno, ma guadagnati l'aumento 2, 3, 4 milioni, quello che saranno sul campo. Perché ad oggi, diciamoci la verità, Ildiz ha avuto dei lampi clamorosi, è vero, però non ha ancora fatto una stagione piena in Serie A, e quindi ci sta che la Juventus vada coi piedi di piombo. Io vi dico la verità, inizialmente quando è uscita la notizia della maglia numero 10 ho avuto qualche titubanza, ho detto ma è la scelta giusta? Fa bene la Juventus a dare la maglia numero 10 a questo ragazzo, soprattutto in virtù di quella che è la storia della maglia numero 10 bianconera, perché più volte cosa vi ho detto? La Juventus dà la maglia numero 10 a un giocatore quando ne è certa, la mette sulle spalle di Alex Del Piero quando è Alex Del Piero, la dà a Carlitos Tevez quando Carlitos Tevez è un signor giocatore che arriva dal City, quindi giocatore formato. Dopo a chi la dà? A Paolo Dybala, ma la dà il primo anno dopo che arriva quando era libera. Tevez va via, c'è la numero 10 libera, e cosa fa la Juventus? La dà subito a Dybala? No, Dybala prende la 21. Stessa cosa Paul Pogba. Paul Pogba arriva come un giocatore in cui già era occupata la 10, ma prende la 6. Prende la 10 in un secondo momento, cioè quando è un giocatore formato. Quindi questa maglia numero 10 ora, che è stata liberata chiaramente da Pogba, che l'anno scorso l'aveva lui, così presto mi ha un po' sorpreso, vi dico la verità. Detto ciò, in questo momento il discorso della maglia numero 10 è tutto sospeso, ma si potrà sbloccare presto. Io vi ho sempre detto occhio, perché non metto la mano sul fuoco su nulla, nel senso che io fin dall'inizio avevo detto attenzione. Potrebbe essere di Ildiz, ma secondo me potrebbe essere anche di un grande calciatore. Ai tempi c'era ancora l'opzione Sancho, che era prendeva quote, e dicevo occhio, perché non mi sorprenderebbe un Sancho che arriva e si piglia la 10. Oggi non mi sorprenderebbe un Koopman che si prende la 10, eh? Cioè, non sono poi sicuro al 1000 per 1000. Loro lo saranno, io un po' meno, finché non gliela vedo sulle spalle. Qualche dubbio me lo tengo, però detto ciò, le indicazioni da un punto di vista delle notizie ci dicono questo. Però vedremo. Sai, fatto che comunque la situazione di Ildiz si deve bloccare il prima possibile, perché è un giocatore su cui puntare, su cui bisogna puntare. Il Barcellona è un esempio. Thiago Motta è uno che non guarda in faccia nessuno e non guarda tanto la carta intera, guarda il talento. E di Kenan Ildiz, la parola talento e Kenan Ildiz camminano benissimo insieme, camminano perfettamente insieme, possono fare un percorso lungo, e la speranza è che lo possano fare tanto lungo in bianco-nero, la Juventus.